Sì. Un cane, non sono sicuro. Ma no, qualcosa di più piccolo. Sono sicuro che le piacerà, ma... Ma no, poi bisogna portarlo fuori. Ah no, io non me ne occupo. Guarda. T'ho dei ratti bebè, hai visto che piccoli? Sì. Buongiorno. Sì, mi dica. Buongiorno, stiamo cercando un animale per una bambina di 8 anni. Sì, cosa cercavate? Beh, un animale che le insegni a prendersi responsabilità, senso dell'impegno. Sì, e cosa intende esattamente come senso dell'impegno? Beh, che se ne occupi tutti i giorni, così capirà cosa vuol dire prendersi delle responsabilità. Dai, ha solo 8 anni. È per sua figlia? No, è per la figlia della mia amica. Per il suo compleanno glielo compro io. Ok. E l'animale vivrà... Da me esattamente. Questo è il problema. Quindi un animale che richiede attenzioni regolari, ma che non vi dia troppo da fare. Ecco. E se trovassimo un compito quotidiano, ma di gioco? Sì, sì. Non è che deve essere per forza una corvée. Sì, potrebbe avere piacere a rispettare i suoi impegni. Ah, se ci riesce, brava. Ma allo stesso tempo, se non sono rispettati, che non vi dia troppo da fare. Esattamente. Allora, in questo caso, ho qualche cosa per voi. Ah, sì? Avete pensato a un budget per questo regalo? Guardi, se trovo una capra a 5 zampe che la renda responsabile, ve la pago a peso d'oro. Ci proveremo. Venga. Allora, questo è un cobai peruviano. Ops. Lo prenda. Che carino. La caratteristica di questa specie è il pelo lungo. Se si pettinano tutti i giorni diventa molto soffice e bello. Sì, ma aspetti. Per dargli da mangiare, pulire la gabbia, non richiede troppo lavoro. Ecco appunto, abbiamo dei distributori a grande capacità che basteranno per vari giorni. E per la lettiera abbiamo dei prodotti nuovi che assorbono bene gli odori, anche se la lascia un po' più del previsto. Sì, ma allora non è educativo se lo può dimenticare per dei giorni interi. Appunto, se lo dimentica lei non sarà penalizzata. Mentre invece la bambina lo sarà perché il pelo sarà meno bello e morbido. Ecco, mi sembra vada bene. Allora preferite un maschio o una femmina? Ma vedi tu, perché no, io... Non lo so. È uguale. No.